La Società Italiana di Pediatria, la SIP, ha stilato un decalogo con consigli per i genitori e i bambini sui comportamenti da tenere in questo periodo di emergenza sanitaria e soprattutto di isolamento a casa. Siamo collegati telefonicamente con il dottor Fabio Cardinale, che è primario di pediatria al Giovanni XXIII di Bari e presidente della Società Italiana di Pediatria Puglia. Buonasera, dottor Cardinale, benvenuto. Buonasera dottoressa, benvenuto, grazie. Allora, nell'attesa che è passata l'emergenza, la vita torni più o meno alla normalità, i genitori possono fare molto per i loro bambini. Che cosa? Ci dia dei consigli, ci dia delle indicazioni. Ah, le indicazioni sono ovviamente tante, riguardano in generale comunque l'occupare utilmente il tempo del bambino. Queste sono state appunto riassunte in questo decalogo che ha messo a disposizione la Società Italiana di Pediatria, per tutte le famiglie, per gli operatori, per chiunque in generale abbia a che fare con dei bambini. E queste indicazioni riguardano innanzitutto delle cose abbastanza note, consolidate, quali gli stili di vita da adottare, e cioè in pratica il rispettare le esigenze dell'organismo di dedicare una certa quota del proprio tempo all'attività fisica, alle attività motorie e ovviamente anche alle attività ludiche di distrazione del bambino, ma queste indicazioni riguardano anche altri aspetti come per esempio quelli dell'igiene alimentare, della qualità di ciò che si mangia, del come lo si mangia e del rispetto degli orari. In generale questo decalogo affronta soprattutto l'utilizzo anche appropriato del tempo, come qualcosa che in qualche modo non va sprecato, va utilizzato in maniera fruttuosa e che in qualche modo il genitore può, utilizzare attraverso una serie di accorgimenti nel modo migliore possibile per fare in modo che il tempo passi e che il bambino non abbia viceversa a, sprecare il tempo vicino ad attività che possono essere comunque in qualche modo anche diciamo favorevoli sullo sviluppo del bambino, ma che comunque devono essere in qualche modo limitate nel tempo, come può essere lo spendere il tempo davanti alla televisione o anche vicino ai videogiochi. Benissimo, quindi questi sono consigli, importanti, suggerimenti, che i genitori possono prendere possono fare propri, per i loro, figli. Una curiosità, alla risposta, alla domanda che, i genitori immagino, si saranno, sentiti porre più volte, che cosa sta succedendo, che cos'è questo virus, perché non possiamo uscire? Qual è, come dire, la risposta più vicina possibile alla verità, però, come dire, meno impaurita che i genitori possono dare ai loro figli. Come spiegare la situazione che stiamo vivendo? Ma in generale, come diceva lei stessa, certamente non nascondere la verità, nel senso che è bene che il bambino prenda coscienza del fatto che ci si trova di fronte comunque a qualcosa che può essere foriero di conseguenze avverse rispetto al proprio stato di salute e a quello dei propri familiari. Al tempo stesso è qualcosa che certamente non deve spaventare il bambino e quindi di cui non bisogna neanche sovradimensionare l'importanza. È qualcosa che comunque si può affrontare sotto il profilo medico, qualcosa che in generale la popolazione, il Servizio Sanitario Nazionale, le autorità regolatorie vinceranno attraverso il rispetto delle regole e attraverso anche, nell'ambito di queste regole, il rispetto delle regole dell'igiene personale e in generale anche dell'ambiente. Ecco, bene, quindi se ognuno fa la propria parte, Esatto. presto, ci auguriamo, insomma, potremmo uscire, da questa situazione, da questa emergenza. Grazie al dottor Fabio Cardinale, presidente della Società Italiana di Pediatria Puglia, per essere stato con noi. Grazie per questi Grazie, consigli. dottoressa, grazie molto. Ricordo che il decalogo completo sarà possibile trovarlo proprio sul sito della Società Italiana di Pediatria. Grazie ancora, dottor Cardinale, per essere stato Grazie a con voi, noi. buona giornata. Grazie, grazie agli amici di Teleradio Padre Pio che ci hanno seguito in questo spazio informativo.